Abbiamo effettuato circa 20 giorni fa in Iraq del Nord, dove in Iraq del Nord, avanti Gino, ecco avanti, avanti, ecco qui alcune immagini dei bambini. Dovete sapere che circa un mese fa in questa missione sono stati operati 40 bambini in una settimana. È il numero più alto di bambini che sia mai stato operato in una settimana, quando, come voi sapete, un intervento può durare dalle 4 alle 8 ore. Avanti, e qui vedete alcune immagini, ecco tutta l'equipe, eravamo in 20 tra cardiologi, chirurghi, medici, infermieri, e ci ha permesso di mandare a casa tutti e 40 i bambini vivi. Sono 40 bambini che non avrebbero potuto superare l'anno di vita. Il progetto che sino a tutt'oggi sia mai stato concepito e presentato ad una società come quella alla quale l'ho presentato, la Società Mondiale di Cardiochirurgia, ed è il progetto Africa che realizzeremo per il 2015 assieme all'Expo di Milano, di cui io faccio parte come membro del Comitato Scientifico Internazionale. Cardiopatia congenita e oltre 100.000 con una malattia reumatica, perché in Africa, 900 milioni di abitanti, ci sono solo 5 centri oggi funzionanti, 5 centri, 3 in Sudafrica e 2 in Egitto. E quindi noi avremmo deciso di realizzare un grande progetto per l'Africa subsahariana, cioè in 7 anni vorremmo rendere 15 paesi africani autonomi nel trattare i loro bambini. Con l'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo e come Italia i coordinatori di questo progetto. Tutti i paesi verranno poi riuniti e collegati, come potete vedere da questa immagine, con la telemedicina, con il centro italiano a Milano oppure di altre città, in maniera da poter permettere ai medici di presentare il caso verrà discusso da noi e gli diremo che cosa essi dovranno fare. Ecco come sarà il progetto completo. Ecco, questo progetto è stato presentato alla Società Mondiale di Cardiochirurgia, dove erano presenti 120 paesi di tutto il mondo, ed è stato selezionato come il progetto più importante e che verrà portato avanti anche dagli altri paesi, quindi Sudafrica, Cile, Giappone, Stati Uniti e un po' tutti i centri più importanti del mondo si uniranno a noi per poter realizzare quello che è il nostro grande sogno per il 2015, trasformare l'Africa in un continente che possa offrire una soluzione ai propri bambini. Avanti. Ed è quindi anche quest'anno che, a nome di tutti i bambini che noi aiutiamo, a nome vostro anche, vi ringrazio perché ancora una volta siete qui con noi, ancora una volta ci permettete di portare avanti il nome come medici dell'Italia e portare avanti e offrire un grande aiuto a chi fino ad oggi non ha avuto nessuna possibilità di sopravvivere. Grazie ancora Ivo Pulcini, grazie a tutti gli organizzatori di questa serata e grazie ancora a voi tutti. Ivo, hai visto il grande progetto? Complimenti, complimenti, grande. Okay. È un piacere andare con lui e spero che qualcuno di voi abbia la stessa fortuna che ho avuto io di assistere a queste mani magiche, misteriose e miracolose che riescono a dare la vita ai bambini. Il cuore improvvisamente si ferma, si fermerebbe comunque. Immaginate un corridoio lungo con 50 mamme, ognuna con un bambino in braccio, che senza l'intervento di Friggiola è destinato a fermarsi questo cuoricino. È lui che deve scegliere un bambino rispetto a un altro. Nessuna mamma si scompone, hanno il burka con questi occhi luminosissimi e bellissimi che guardano sperando che scelga proprio il suo bambino, e non osano fare un gesto perché la mamma che sta dietro ha lo stesso problema. Una volta scelto il bambino si porta in sala operatoria, si apre il torace, si ferma il cuoricino, lui fa un capolavoro, qualcosa di straordinario, e poi ha il coraggio di dirmi: Ivo, tu che ami i motorini, fai una carezza al cuore e vedrai che il cuore riparte. Io ho fatto questa carezza e il cuore è partito. In quel momento ti senti morire, è una cosa più bella, vi auguro di provarla tutti, perché la vita è bella ed è bello stare qui a fare qualcosa di bene per questi bambini. Grazie, non è solo una serata allegra, ma è una serata che ha delle belle e forti conseguenze nel tempo.
Quindi resteremo nella storia grazie a questa nostra grande forza ed energia che ci viene dall'alto. Grazie signore, grazie Frigiola, grazie a tutti voi, buonasera. Invito Fabrizio Frizzi, gli ho detto che gli rubavo il posto e adesso lo saluti, vai. Ecco. Un applauso per Fabrizio, il grande. È un grande onore salutarla dopo averla tra l'altro ascoltata con attenzione parlare di progetti straordinari. È un grande onore essere qui per voi, sostenervi e fare il tifo per il vostro lavoro e per il, vostro, per il futuro di questi bambini. E quindi grazie ancora una volta, perché ogni anno sei con noi, ogni anno ci dai un aiuto e sono contento perché questo lo facciamo come italiani. Questa è una bella cosa tanto in questo momento. Grazie. Okay. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. E insomma, complimenti a tutti voi per essere qui questa sera, perché lo sappiamo questi... Ma mi ci vuoi qui a fianco a te oppure tu sono... sei il mio tesoro. Sei il nostro tesoro, perché tu sei, come dire, sei un motore, visto che tu ami tanto i motori, ami tanto le belle macchine come quella rossa che ci ha accolto qui al nostro arrivo, e sei il motore importante di questa situazione. Ma senza il carburante che mi dai te il motore non camminerebbe mai, quindi grazie. Vieni alla luce, perché i piccoli segreti dello spettacolo devi stare un po' più... Ecco, qua va benissimo così, si vede Pulcini in tutta la sua bellezza. Allora, prima di tutto... Io sono qua per unire e cucire i momenti di spettacolo. Abbiamo tanti artisti che si alterneranno con parole di cuore e con momenti di spettacolo. Avremo momenti di emozione con sfilate davvero belle e importanti. Però direi che c'è una cosa importante che tu potresti raccontare in apertura di serata, prima poi dei ringraziamenti tradizionali ad alcuni sponsor. Insomma, qui avete dato vita a una onlus importante proprio per dare ancora più spessore e più importanza a questo appuntamento di inizio anno, no? Grazie a Giovanni Pocaterra, il notaio, che si è prestato a questa iniziativa e ha voluto di tasca propria addirittura creare questa onlus. Un cuore per tutti, tutti per un cuore. Questo per consentire in modo assolutamente trasparente di fare un bilancio che può essere visto da tutti in internet. Noi abbiamo l'ambizione di non sottrarre un euro per l'organizzazione. Se una persona solo per scherzo vuole dare un euro per questa finalità, deve seguire da sola il percorso di quest'euro, per cui non c'è una sottrazione, non conosciamo la sottrazione, conosciamo soltanto la correttezza, ci viene affidato quell'euro e noi lo portiamo a destinazione così come vuole la volontà di chi lo dona. E questo è una bella garanzia grazie proprio a questa onlus, tutti per un cuore per tutti. Ed è proprio grazie alla vostra serietà che questa sala ogni anno poi risulta piena, perché solo questo consente di mantenere tutti saldi, tutti stretti vicino a questo vostro progetto. E adesso io, consentimi di fare dei ringraziamenti per i patrocini. Questa serata è patrocinata, tu lo sai bene, dalla Regione Lazio, quindi grazie, dal Comune di Roma, grazie. Abbiamo aiuti in rappresentanza. E infatti adesso lo chiamiamo dalla provincia di Roma, dalla provincia di Viterbo, e in rappresentanza del sindaco Gianni Alemanno interviene proprio sul palco il professor, dillo tu. Ferdinando, aiuti il collega. Eccolo, ci raggiunge, ecco il professore. Lo conoscete tutti. Bene, come professionista. Grazie. Ma intanto io voglio fare a lei i complimenti. Facciamo un fuori programma, non ci eravamo messi d'accordo, perché in un mese, nell'ultimo mese, tre volte, tre manifestazioni sono andato io, rappresentante del sindaco, perché ero presidente di un'associazione di beneficenza, ho trovato lei che faceva le vesti di presentatore e il motore della serata. Lo dico perché non è, è veramente raro trovare dei personaggi pubblici come lei che si dedicano in beneficenza a queste serate. Lo posso dire e testimoniare perché 20 anni che sono stato presidente della Lights è stato sempre molto difficile trovare persone. Grazie. Quindi è un fuori programma, non ce l'avamo messi d'accordo, ma mi sono stupito di trovare la terza volta in un mese. No, veramente. In questi casi non si tratta di esagerare, no? No, veramente, lo dico con il cuore, grazie, visto che cuore. Parliamo di cuore. Esatto. E adesso a lei la parola, però, che è in rappresentanza del sindaco. Beh sì, il sindaco non è potuto venire, però ha delegato come responsabile delle politiche sanitarie del Comune di Roma essere qui stasera insieme a tutti voi e dire che lui è presente con il cuore. È un sindaco che sta sempre vicino alle persone che hanno bisogno, lo vedete correre non solo alle rive del Tevere alla notte sale 2-3, ma anche negli ospedali quando succedono fatti purtroppo gravi. E quindi porto il saluto di Gianni Alemanno,
così con grande semplicità sta qui insieme a voi, perché io sono il suo delegato questa sera per le politiche sanitarie, ma anche in particolare per questa serata importante, perché porta aiuti ai bambini, non solo cardiopatici, ma so anche di associazioni che si interessano per i problemi dell'AIDS. E come medico, lo devo dire, come scienziato e come medico, c'è ancora più rabbia quando si sa che ci sono delle cure e dei farmaci che possono guarire e prevenire delle malattie, come nel caso dell'AIDS. Ci sono delle donne che se prendono i farmaci non trasmettono l'AIDS ai loro figli. E sapete che invece che in Africa il 70% delle persone, dei bambini che nascono, non possono avere questi farmaci per cattiva organizzazione, per mancanza di fondi? Beh, questo veramente mi crea non solo la rabbia, ma anche la forza di essere e di continuare quello che noi abbiamo fatto e quello che voi state facendo con concretezza e con risultati ottenuti per questi bambini che hanno bisogno. Grazie professore Aiuti, grazie e buon lavoro e buon anno. Grazie per essere venuto, grazie come padrone di casa. Approfittiamo soltanto, se permette, di salutare anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, che purtroppo anche i medici si ammalano alla febbre, ma ha mandato Donato Antonelli, il vicepresidente. C'è il presidente degli odontoiatri Cortesini, Claudio Cortesini. Volevo salutare anche l'onorevole Saraceni, il presidente dei medici cattolici Splendori Franco. Vorrei salutare tutti con affetto, ma nel corso della serata lo faremo. Il Vitico Priorelli e Matteucci, li vorrei un secondo qui, perché con loro che abbiamo cominciato questa avventura. È cominciata Leonessa Rieti con una partita del cuore tra i cardiologi e gli attori per aiutare sempre i bambini. Poi c'è stato il terremoto nella Valnerina, siamo stati con Frizzi, con Little Tony, sempre con cameriere alla Valnerina per dare una carezza e un sorriso a quelle popolazioni in sofferenza. L'anno dopo c'è stato lo tsunami e nel frattempo abbiamo avuto la forza, grazie al coraggio di quest'uomo che purtroppo ha avuto un problema in famiglia con una bambina piccola, e grazie alla forza che gli è venuta da questa bambina che dall'alto continua a dare forza ed energia, in 9 mesi abbiamo costruito un villaggio a Barrancheras nel Chaco con lui e Priorelli, ecco un altro grande generoso. E il mitico Priorelli di Perugia, lui viene da Pesaro. Ed eravamo nel 56 compagni di scuola, eravamo compagni, lui era chiamato il professore perché era il più professore, il più bravo, e io ero un gregario, però comunque sempre il professore.